Ciao Network, capita alcune volte che qualcuno di voi mi contatti chiedendomi dei dati riguardanti l'industria o perlomeno l'industria o anche il sistema sanitario nazionale. Il più delle volte si tratta di dati facilmente reperibili o perlomeno facilmente reperibili per se si sa dove andare a reperirli. Per la parte pubblica è abbastanza semplice, diciamo, si sa che andando nei siti del Ministero, delle varie agenzie governative o regionali o anche delle singole regioni è possibile, avere dei dati abbastanza strutturati riguardanti i vari sistemi sanitari regionali o il sistema sanitario nazionale nel suo complesso. Per quanto riguarda invece i dati relativi alle varie industrie che compongono il life science, delle fonti utili sono le varie presentazioni di settore, che si possono ritrovare all'interno dei siti delle associazioni di categoria come Farmindustria, Assobiomedica, Assogenerici e via dicendo. Con il contributo di oggi voglio parlarvi degli indicatori farmaceutici di Farmindustria. Indicatori farmaceutici è una presentazione liberamente disponibile sul sito di Farmindustria, viene aggiornata annualmente, di solito viene presentata, viene rilasciata a seguito dell'assemblea generale dell'associazione che ha luogo, diciamo, mi pare intorno a giugno, luglio, adesso non ricordo bene, ed è uno strumento utile se si vogliono acquisire tutta una serie di informazioni e dati riguardante il settore farmaceutico nel suo complesso. I dati che riporta sono i più vari, si va dal fatturato globale fino a quanto viene dedicato alla ricerca e sviluppo, quindi quanti sono gli investimenti in ricerca e sviluppo, quanti sono gli addetti occupati in ricerca e sviluppo. Si parla anche di dati di occupazione, anche descrittivi della forza lavoro che opera all'interno del settore farmaceutico nel suo complesso. Riporta dati relativi all'esportazione che, come sappiamo, per quanto riguarda la produzione di farmaci italiani è molto alta, si parla di cifre di percentuali che raggiungono oltre il 70%, siamo quasi al 75% del fatturato prodotto. E riporta anche tutta una serie di informazioni relative alla normativa che è stata approvata nel corso dell'anno relativamente ai farmaci e alla parte di normativa dedicata come possiamo dire, al costo del farmaco, a determinare il valore del farmaco, con un focus soprattutto in questi ultimi anni sui biosimilari, dove infatti c'è proprio una sezione dove vengono riportate le varie normative che sono state prese, o anche semplici iniziative che sono state prese a livello regionale per favorire l'uso dei biosimilari. Informazioni sono veramente le più varie. Si fa anche un confronto del settore farmaceutico italiano con quello degli altri stati europei, che sono fondamentalmente nostri competitor. Veramente vi invito a dargli una lettura perché non è solo una lettura per avere chiaro o per avere comunque un'idea di come sta andando il settore nel suo insieme, ma permette veramente di ottenere tutta una serie di informazioni, come ho detto prima, che normalmente non passano a livello di media tradizionali e anche nei media di settore non sono, alcune volte sono anche abbastanza trascurate. Spero che questa indicazione vi sia stata utile. Chiaramente, scusatemi, questa presentazione di indicatori farmaceutici, in questo caso 2017, è ancora presente sul sito di Farmindustria.
C'è proprio una sezione dedicata agli approfondimenti e quindi se avete bisogno di questo tipo di informazioni potete navigare, potete recarvi presso il sito e recuperare questa presentazione. Io per il momento vi ringrazio per l'attenzione. Se avete commenti, critiche, suggerimenti da darmi, sono qui con le orecchie bene aperte, anche se non sembra. E vi auguro una buona giornata e alla prossima.